Nella nostra inchiesta giornalistica abbiamo scoperto una vera e propria contraddizione dei sovranisti italiani che a quanto pare più che investire in patria preferiscono investire nella terra di Putin. Abbiamo ricostruito la rete societaria dei leghisti molto vicini a Matteo Salvini che negli ultimi anni hanno fondato e costituito società in Russia e in particolare a Mosca, negli anni in cui la Lega firmava un accordo politico con Russia Unita, cioè il partito di Vladimir Putin. Ma poi abbiamo scoperto anche un'altra cosa, Stefano. Sì, abbiamo scoperto diverse società, ce n'è una in particolare che spicca, si chiama Orion, è un'azienda fondata sempre negli ultimi anni da due salvinisti di ferro, potremmo dire. Uno si chiama Gianluca Savoini, è l'ex portavoce personale di Salvini ed è di fatto il consigliere di Salvini per la Russia. L'altro si chiama Claudio D'Amico e ha un ruolo istituzionale al momento, oltre ad essere un assessore in Italia, è anche il consigliere strategico per Salvini, per tutte le questioni internazionali. Quindi c'è un problema politico di contraddizione perché abbiamo dei sovranisti che investono in un paese straniero e abbiamo un problema pratico perché abbiamo D'Amico che avrebbe dovuto dichiarare la proprietà di questa azienda e invece non l'ha mai fatto.